La settimana di Montecitorio si apre con la discussione generale per la ratifica della Convenzione europea sugli animali da compagnia, firmata a Strasburgo nell'87 e oggi al suo secondo passaggio alla Camera. All'ordine del giorno anche la mozione della Lega Nord sul credito alle famiglie e alle imprese. Infine, discussione generale anche per la proposta di legge che sospende il diritto alla pensione di reversibilità per chi ha ucciso un familiare. Il garante delle comunicazioni Corrado Calabrò e quello della concorrenza Antonio Catricalà saranno in audizione questa mattina in Commissione Affari Costituzionali, alle prese con la proposta di legge della Lega per spostare Consob e Antitrust da Roma a Milano. Con loro anche il presidente vicario della Commissione per la Società e la Borsa, Vittorio Conti. Commissione Difesa alle prese con i programmi di ampliamento di armi e mezzi a disposizione delle Forze Armate. La Commissione è infatti chiamata a dare un parere ai decreti del Ministero della Difesa, come previsto per legge. Tra questi anche quelli per l'acquisto di un'unità navale di supporto subacqueo e 10 nuovi elicotteri. In programma anche la realizzazione di uno snodo aereo dedicato al flusso di uomini e materiali dall'Italia ai teatri di guerra. L'Istituto Superiore di Sanità e l'ARPA Puglia sono attesi quest'oggi in audizione in Commissione Ambiente. Sul tavolo due risoluzioni per rendere immediatamente vincolanti i limiti di emissione nell'atmosfera di benzoapirene. In Commissione Agricoltura invece saranno ascoltati Legambiente, WWF e LIPU sulla proposta di legge del PD per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. Martedì denso di appuntamenti per la Camera dei Deputati, a cominciare dalla presentazione del volume Giuseppe Garibaldi, Due secoli di interpretazione, a cura di Lauro Rossi. Apre l'iniziativa nella Sala della Lupa il presidente Fini. Alle 18 è la volta di un altro saggio, Regole di Roger Abravanel e Luca D'Agnese. Ne discuteranno nella Sala della Regina il ministro Gelmini, Maurizio Lupi, Enrico Letta, Emma Marcegaglia e Vittorio Grilli.